di essere venuti così presto stamattina. È la conferenza stampa per il protocollo per l'addestramento 2019. Sono presenti il responsabile dell'ufficio parco, il dottor Guido Collode, l'assessore alla giustizia Paliesca, Alberto Tirelli, oltre al sottoscritto, che si occupa direttamente dell'organizzazione del parco. Io volevo semplicemente esplicitare quelle che sono le modifiche che in parte ho visto sono già un po' trapelate sulla stampa per quanto riguarda il protocollo di quest'anno. La novità più significativa è che abbiamo stabilito che siano ammessi alle prove di addestramento e poi a tutto il percorso, a tutto l'iter del protocollo, cavalli nati in Italia. Questo è il dato più significativo di cui è innovativo dell'attuale protocollo del parco. Per il resto sostanzialmente abbiamo fatto un'opera di organizzazione per quanto riguarda le ordinanze e il protocollo, ma rimane sostanzialmente la stessa. Il motivo principale per cui abbiamo scelto questa strada è legato ovviamente alla tutela della festa. Crediamo, siamo convinti che in un momento per noi particolarmente sensibile per quanto riguarda la tutela degli animali, cosa che noi abbiamo sempre avuto nella nostra tradizione, nel nostro DNA e nelle nostre scelte strategiche, basta pensare che Siena per quanto riguarda la tutela e la salute dei cavalli è all'avanguardia del mondo, è una delle manifestazioni storiche, l'unica che ha un sistema di controllo, una clinica veterinaria attrezzata, non le hanno nemmeno i grandi sport, non hanno nemmeno la sensibilità che abbiamo noi senesi. In questo senso, e per tutelare la festa, quest'anno abbiamo deciso che per quanto riguarda la scelta dei cavalli abbiamo ritenuto opportuno scegliere soltanto animali nati in Italia. Crediamo che questa sia una scelta strategica perlomeno per questo anno, perché vogliamo capire bene come stanno le cose anche all'estero, perché sappiamo bene che per quanto riguarda l'insanguamento ci possono essere dei problemi e quindi una difficoltà di controllo per quanto riguarda in realtà la provenienza degli animali. Ecco, giustifica. Per cui questa è una scelta strategica che può essere modificata negli anni successivi, ma riteniamo in questo momento particolare della nostra festa che sia necessario procedere a un controllo stretto per quanto riguarda i soggetti che vengono ammessi al protocollo e quindi poi a tutto il leader che porta fino a questo è la modifica più grande. Poi ci sono piccoli aggiustamenti legati al certificato di idoneità sportiva, era saltato visto nelle precedenti ordinanze il riferimento al decreto ministeriale del 96, quindi è stata adottata una riedizione e tutto un controllo per quello che era l'aggiornamento legislativo, ma i dati più importanti sono esattamente. Se ci sono domande. La commissione veterinaria rimane sostanzialmente la stessa e per quanto riguarda la commissione veterinaria con riferimento alle modalità di applicazione o i nomi. Allora, i nomi noi applicheremo il principio della rotazione, perché crediamo che nonostante la Commissione veterinaria abbia fatto un gran lavoro, io ringrazio tutti i suoi componenti, è necessario porre in essere comunque una rotazione per quanto riguarda la Commissione veterinaria. Questo in generale, nessuno è eterno, nessuno è sostituibile. Nonostante la grande qualità del lavoro svolta, crediamo che sia necessario procedere a rotazione a sostituire qualcuno degli elementi che fanno parte della commissione veterinaria. Ancora non abbiamo.
domande scadono il 29 di marzo. No. Giovedì 29 marzo. Il 29 marzo alle ore 12. Le visite dell'ammissione ancora non abbiamo formulato una data precisa. Quindi la polemica c'è stata di questo di avvali stranieri, ma è solamente per la salvaguardia, perché non si sa il sangue che hanno avvali, giusto? Guardi, il problema è che io tutelo la festa, queste polemiche non so chi voglio tutelare. La cosa dice giustamente vale per quest'anno, grazie anche se sia possibile una correzione di rotta. Di... È possibile che ci sia una correzione di rotta, quest'anno abbiamo ritenuto di tenere, diciamo, questo tipo di comportamento per avere un maggior controllo, diciamo, sull'insalamento e sulla provenienza degli animali. Le polemiche che sono state dette precedentemente, io sono qui per tutelare il Comune di Siena, non tutti, il dottor Collo, Alberto Pirelli, la Giunta, i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, siamo qui per tutelare la città e la nostra tradizione pariesca. Le polemiche fatte sull'origine degli animali non so chi vogliono tutelare, bisogna domandare a chi le fa. Questa è la corsa più sicura del mondo. Ma in qualche modo si può trovare un contratto triennale, ci saranno dei cammini per i quali si può anche ricevere senza denaro? Il contratto, la convenzione con il consorzio è triennale, ma io credo che esiste nell'ambito delle premesse alla convenzione, qualora cambino manualmente, quindi non sapete bene che il tipo di professore che svolgo, mi piace essere preciso, però nella premessa dice anche che le condizioni possono cambiare, e per condizioni si intende anche, a mio modo di vedere, la presenza all'interno del consorzio da parte del comune. Le condizioni possono, qualora le condizioni oggettive cambino, si può rinegoziare la convenzione, e per rinegoziare la premessa di finanza. Questa la deve decidere un consorzio in questo senso, perché hanno una economia, hanno una loro autonomia istituzionale, una loro dignità istituzionale. Scusate la parolaccia, non dico mai. Purtroppo avevamo fatto una scelta ben precisa, una scelta importante, Giuseppe Feroni, la pittrice, che ha pittore, fatto pure bene, che lei preferisce farsi chiamare pittore, della scuola di Piazza del Popolo, l'avevo messa proprio a luglio, perché è una gran signora, però insomma diciamo l'anagrafe non le rende la giustizia che si merita, anche da un punto di vista di intelligenza e anche di gradevolezza.
settimana io vi sto dando un sacco di notizie, anzi vi volevo dire una cosa, compreso il mio Pier Camillo, vorrei essere molto chiaro, io credo che sia necessario che voi abbiate dato un obolo al Comune di Siena per tutte le notizie che vi fornisce quotidianamente, perché credo una parte del vostro stipendio onestamente potrebbe venire anche a individuare le casse del Comune. Magari da nessuno sti questi dei rapporti che abbiamo, ho visto anche la quantità di notizie che forniamo, quindi il pittore di settimana, sì, stiamo lavorandoci, perché purtroppo è stata una cosa che ci ha dispiaciuto molto e quindi ci ha un po' colto la strada sprovvista, perché speravo davvero che si potesse portare in fondo questa operazione, però ci sarà anzi. Grazie. Il corso della Val di Segnere è solamente per una tutela, perché non si sa la percentuale di sangue inglese che hanno, e quindi siccome nel palio i avalli devono essere mezzo sangue assolutamente, e quindi questa scelta dei cavalli italiani è per avere la sicurezza, mi giro, almeno vedete me, che nessuno, per avere la sicurezza che siano cavalli mezzo sangue, non abbiano una percentuale che si avvicini troppo al puro sangue, non conoscendo le regole degli altri stati. Poi ha detto sin da appunto che guarderanno poi in futuro se ci saranno certe sicurezze, però non, la prima cosa che va tutelata è il palio, va tutelati i cavalli, e quindi bisogna avere la certezza che i cavalli siano in realtà veramente mezzo sangue. Bene. Ci sentiamo poi, scriveremo tutto. Grazie, alla prossima.